Ciao! Allora, oggi volevo provare a fare con voi qualcosa con questi pseudo zoom che ho preso su Wish. Allora, li ho pagati 3 euro più 3 euro di spedizione, 6 euro, considerando che sono 2, 4, 6, 8, 75 centesimi l'uno. E vediamo un po'. Allora, intanto li guardiamo un secondo perché sono in plastica vuota. Però sono molto carini, ad esempio questo è paperino, aspettate che provo a alzare la luce, ok, allora io metto paperino e poi abbiamo anche paperina, poi andando avanti sempre della Disney abbiamo Topolino, carinissimo. Con la codina poi e quindi anche Minnie, eccola qua, sempre con la codina. Poi abbiamo Chip e Chop, deliziosi con le orecchiette, le codine dietro e le loro macchie perché sono scoiattolini. E poi qui abbiamo Winnie Pooh sicuramente. E lui sicuramente è un altro, sempre del bosco degli acri, dei grandi acri. Però non so, penso che sia Tippete a questo punto. Tippete, il coniglietto, Tippete, eccolo qua. Ok, allora cosa volevo farci con questi? Non lo so che cosa farci. Il fatto è che averceli così. Capite? Averceli così sul mobile girano un po' ovunque, anche se ovviamente li metto in piedi. E ogni volta che devo pulire o spolverare, inizio a spostarli tutti, rotolano, girano e insomma, non ne posso più. Quindi volevo farci qualcosa e ho pensato di andarli a mettere su un supporto, che avete già visto questi, che io prendo sempre su Wish e aspettate che ve lo mostro, è un supporto in legno, proprio in legno, legno. E mi sembrava carino da metterceli un po' sopra tutti, però bisogna vedere come, perché ragazzi, tornate qui da me, ecco. Allora, intanto paperina e paperino. Io li voglio in primo piano perché sono deliziosi, ma voglio vedere bene anche Minnie e Topolino. Così? Topolino e Minnie? E poi gli altri come sfondo. Quindi abbiamo Winnie Pooh, direi di metterlo qui. Ah, non mi muovete. Proviamo a spostarli un pochino più avanti, così, non troppo. Quindi Winnie Pooh, così, poi Tippete dietro e poi Chip e Chop. Oddio, ho ucciso Tippete. Cosa ne dite? Qualcosa del genere? Se Minnie poi si sposta un pochino. Così. Quindi 2, 3 e 3. Adesso proviamo. Dunque, come incollo? L'incollo sicuramente con la colla caldo perché non ho altri metodi. E quindi io vado a prendere il mio pezzo di carta perché sicuramente farò danni, sono sicurissima già da questo di fare danni e poi magari attacco la presa perché hashtag professionalità non l'ho ancora attaccata. Quindi pistola per la colla a caldo, eccola qua. Intanto lei si scalda. Dunque ci devo mettere le cartucce e ci metto quelle. Eccola qua, qui ce n'è una e comunque io uso queste che prendo da Tiger e devo dire che mi trovo bene. Magari tiriamone fuori un paio che magari una mi serve di sicuro subito e l'altra tra poco. Questo non ci serve adesso. Allora, una la mettiamo subito. Ecco qua, pronta. Aspettiamo solo che si scalda e intanto recuperiamo il nostro. Stand e vediamo un attimo.
Io direi comunque una cosa del genere. Oppure Minnie che al fiocco la mettiamo più esterna e poi Topolino. Poi c'è Winnie Pooh. È solo che loro due gialli assieme mi scoccia un po', ma non voglio neanche dividerli. Perché se metto Tippete e poi Chip e Chop sono divisi, non lo so. Non mi piace, mi piace tenere le coppie unite, quindi ne terremo due gialli vicini. Allora, partiamo da via tutti voi, da loro che devo metterli comunque in riva davanti, in modo che poi dopo ci sia spazio anche per gli altri. Partiamo con Paperino nel collare, che soprattutto c'è il buco sotto, non avevo notato. Allora, vediamo se è già calda. Ancora no. In questo video contate quante volte mi scotterò, perché sicuramente saranno un po' e potrebbe essere anche una cosa carina. Noi aspettiamo un secondo ancora. E allora eccoci qua. Allora, un consiglio per provare se è calda: non metteteci il dito davanti. Ebbene sì, eppure la uso spesso. Allora, partiamo con Paperino, vediamo. Direi di non mettercene tantissima. Ragazzi, voi spostatevi, se no ai fili comunque li tolgo alla fine. E la metterei così. Vediamo. Dov'è finita Paperina? Qui? Sì, anche un pochino più. Ecco, così Paperina sta qui. E adesso incolliamo anche Paperina. Ecco qua. Ok, e dopo loro, il più adesso è dopo loro. Minnie e Topolino, sicuro. Però Minnie a questo punto, secondo me l'altezza è quasi uguale. Quindi mi ha fatto Paperino e Paperina, adesso Minnie e Topolino così. Paperina, Paperino, Topolino e Minnie. E poi Winnie Pooh qui. Allora, partiamo con Topolino. State contando, vero? Allora, con Topolino che lo mettiamo qui. In esterno. Ok, e quindi la sua Minnie di fianco a lui. Ok, vediamo se c'è spazio per Winnie Pooh. Sì. Ok, perfetto. Winnie Pooh. Minnie un pochino più indietro, appena appena. Ecco, bravissima. E adesso ci mettiamo Winnie Pooh. Qui. Ok. E adesso andiamo con gli altri. Quindi. Ora mi scotto di sicuro. Comunque, abbiamo detto Chip Chop e Tippet. Questo se lo mettiamo in bordo si vede di più. Tippet è un po' girato. Allora, partiamo con Chip o Chop. Partiamo con Chip, che lo mettiamo proprio in bordo. Qui. E poi adesso guardiamo prima di spingerlo giù.
Ok, così c'è chop e tippet. Allora, chop. Così. Tippet. Ok, allora adesso proviamo ad aggiustare un po'. Vediamo quali sono meno fissi. Ma direi che vanno bene. Quindi togliamo un attimo i fili. Sì, direi che si incollano notevolmente bene. Togliamo i fili. Ed eccoli qui. Allora, io direi di spegnere la pistola per la colla a caldo. Fatto. Che tanto mi strinerò altre 10 o 12 volte. Quindi la spostiamo del tutto. E questo, eccolo qui. Così. Perché questo? Perché come vi ho detto, ed almeno adesso ogni volta che devo spostare, sposto tutto il blocco. Ok? Sposto tutto il blocco senza dover ogni volta spostarne uno per volta che poi li perdo, che mi scocciava un po' le scatole. E poi sono carini, cioè così su una mensola. Sono carini. Diciamo che quelli che mi piacciono di più sono quelli che si vedono di più, come effettivamente penso che si capisca, ma alla fine si vedono tutti. Sì, non so se faccio qualcos'altro. Oh, un altro filo. E poi scusate, ma guardate indietro. Con i culetti che escono sono bellissimi. Con tutte, senza farlo apposta, ho fatto tutti e tre i culetti che escono. No, bellissimo. Ok, questo è sicuramente più carino. Voglio sapere intanto se vi piacciono questi personaggini, se sono carini, se. Sono carini, 75 centesimi l'uno, conti fatti, si poteva fare. Se vi è piaciuta questa idea, semplicissima, ma anche abbastanza carina. Aspettate. Eccovi qua. Così è sicuramente più comodo. No, beh, quasi quasi lo tengo così, è bellissimo da dietro. È sicuramente più comodo ogni volta che li metto sul mobile e ogni volta che spolvero io li alzo tutti e non devo spostarli uno per volta. Sì, praticità prima di tutto, però anche cose carine e pucciose. Comunque, se vi è piaciuto questo video e se vi piacciono questi simil zoom zoom, mi raccomando di mettermi un like e iscrivervi al canale. E se vi è piaciuto il video, se vi ho tenuto almeno un pochino di compagnia, iscrivervi anche con la campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E fatemi sapere se avete contato quante volte mi sono scottata in questo video con la colla a caldo. Alla prossima! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!